Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati con Fallout, un episodio richiesto da Claudio Bucinà. Vabbè, anche perché volevo farlo anch'io. E già, dobbiamo ancora farlo in modalità sopravvivenza. E vi assicuro che non è leggera come modalità. No, lì c'è il mare, quindi dobbiamo fare per forza il giro largo. Cos'è qua? Ah, un girafiori, ok. Per adesso non ci sono nemici. Qua. Io dico saltiamo. E invece non salta. Ecco, stiamo prendendo radiazioni a manetta. Vabbè, pazienza. Allora, se ben ricordo qua in giro ci sono nemici, infatti. Eh no, non l'abbiamo preso. Andiamo giù di macete. Pessima idea il macete. Togli un po' però, eh. Vabbè, pazienza, non me ne frega del braccio. Fatto, l'abbiamo ucciso, l'abbiamo ucciso, l'abbiamo ucciso. Cosa abbiamo fatto? Ok, sistemato. Aggiunge fatica a usare Steampack e qualcosa di... e il resto. Anche il Radaway. È una modalità bastarda. Sì, lo so che dirà, ma voglio... Dov'è il cane? Dove è andato? Ma... Vabbè. Ok, cerchiamo di essere silenziosi. Eccolo qui. O lo perdo. Oh, ce l'ho davanti, ce l'ho davanti, non se ne accorge. Trovato io questa roba. Cos'è successo qua giù? Cos'è successo? Ti ho sparato in testa. Hai trovato tu questa roba? Bene, adesso la prendo io. Adesso dobbiamo... Ah, il cane. Pensavo fosse un altro cane. Ok, cerchiamo di recuperare qualcosa. Bocconcini di rado d'alba. Bocconcini di scoiattolo. Ok. Peccato che il cibo recupera davvero poco. Cioè, recupera, ma ci mette molto a ricaricarsi. Guardate la velocità. Carne di Myrelurk. Perché c'è un segnale di stop? Allora, qua intorno dovrebbe esserci... Non c'è niente. Vediamo. Ok, niente, niente. Infatti, abbiamo passato il lago, per fortuna. Ah, finalmente... Sì, questa qua è una buona zona perché... È l'area di smaltimento rifiuti robotica. Troviamo anche un... Aspettate. Mi sono dimenticato. Io dico potenziamoci. Dov'è? Fatto. Perché dobbiamo portare peso qua? Se no moriamo. Sì, ti fa danni anche. Ti fa danni tutto in modalità sopravvivenza. Ce la fai? Senti, entro dall'entrata principale, ok? Ti passo attraverso. Perché dovete fare. Vedete le collisioni, dai. Oh, un Fatman. Vai il cane? No, io non lo porto in giro il Fatman, col cavolo, te lo tieni tu. Dov'è? Eccolo qua, sto. Come non può trasportare altro? Non state trasportando niente. Mi sa che trasportano meno i compagni. Perché ho scelto sta modalità? Ok, per farvi contenti. So che qualcun altro nel mondo l'ha fatto. Non voglio essere da meno. Riproduci. Caricamenti sono lenti anche nel gioco, anche dentro il gioco. Allora, in teoria abbiamo...
attivato il robot sentinella, quello là che non aveva le collisioni. Allora non è. Io dico distruggiamolo, perché tanto. Io dico. Mi sei sparato? Ah no, ok. Ma sbaglio o non doveva esplodere? Circuito stampato militare. Ma non dovevi esplodere tu, scusa? Sì, sto parlando con te. Che cavolo? Per fortuna che i rati talpa crepano con un colpo. Oh, che cavolo! Oh, ho fatto. Altre volte con un tubo di. Con un tubo del. Sì, con quello da leva per le ruote. Gli staccavi la testa, non so come. Dov'è? Ah, l'ha già ucciso lui. Ok, il cane di Ratotalpa è utile alla lunga. Puoi andare avanti a Ratotalpa. Ma tu esplodi, sì o no, ti prego. Io ti ho detto autodistruzione, quindi 1, 2, 3, muori. Allora? Guarda che sparo, eh. Sono cosciente di quello che succederà, ma sparo. Aspetta, possiamo. Eccolo qua. Vediamo un po'. Avvia autodistruzione. Sì. È dietro di noi, cazzo, è dietro di noi! Cazzo! È per questo che mi ero detto di allontanarmi. Nucleo di fusione. Ammazza, ne vedi roba sto tizio, eh? Ora non è di più, eh? Non ci sono neanche adesso le collisioni. Ah, perché? Ah, se non sbaglio, quindi. Vabbè, guarda che non serviva quasi a nulla quella. Sì. Potevi mandare negli avamposti. Che ammazzava tutti per te, ma. Io mi sarei già dimenticato di averlo. Aspetta. Bene. Adesso abbiamo anche la carne. Carne non so quanto sia sana sta carne. Allora, ce l'abbiamo già. E io non spreco un nucleo di fusione. Quindi. Aspetta, ma potrebbe servirmi l'esoscheletro. Quindi. Quasi quasi la prendo. Wow, torna qui! Vabbè, è andata. Aspetta, quanti nuclei di fusione ho? Ah, già l'avevo anche finito nell'altra. Che testa di cazzo. Ma sì, dai, tanto. Può solo far. Può far solo bene. Un amatore in più. Ma siamo in pericolo? Di cosa? Guarda che brutta gatta, ma che la mano. La mano esoscheletro. Ah, siamo anche senza casco. Abbiamo anche più forza. Non è morto. Grazie. Oh, che bravo cagnetto. Hai usato colpirmi? È andato. Adesso, altri. Fatto. Ce ne sono da. Fatto. Tutta sta canna di ratitalpa mi basta per un secolo in pratica. Se magari. Ma la vita l'ho recuperata la vita, yeah! Quanto tempo ci ha messo? E dov'è la missione? Ah già, vedi cos'è questa? La stazione USAF Olivia mi sembra. Oh, i predoni ci hanno visti? I predoni ci hanno visti, via! Non l'ho fatta solo per scoprirla, così non serve che torno dopo, che magari mi dimentico. Quindi ora dico scappiamo. Pericolo! Vabbè, il predone là in fondo. Se Dogmi si. Se
Se Dogmi ti prendesse la briga. Sapevo io che cazzo. Sta fermo. Dov'è? Eh sì, è qua il mio compagno. Il mio cane è in difficoltà, lo so, cavolo, ma torna qui. Qui. Posso curare. Ok. Ora non far cazzate e andiamo. Non attaccare direttamente. Almeno questo. Adesso possiamo andare alla missione? È quello che sto aspettando. È ancora. Sì, ma io non posso perderlo ogni 2x3 qua. Vabbè, pazienza, tornerà. Chiodi carota, bene. Che strano, non vedo nessuno. E dov'è l'accampamento? Che sia quello l'accampamento? Eh no, eh no, stavolta non torno. Cura il tuo compagno, e dove è andato? Ok, siamo soli. Soli come un cane. Vi do il diritto di spararmi. E qui ho comunque, guarda caso. Voglio che essere silenziosi con un macete. È come. Guarda. Mi dice se non sono già accorti. Il mio ma. Se ne era già accorto. Vieni qui, vieni qui. Scapobrancazzo. Allora. Uno, due. Due. Wow, ha funzionato. Non pensavo che lo spavo servisse anche a questo. No, tu che cazzo vuoi? Va via! Fare a macetate con un cane. Sì, non esiste il verbo macetare. Neanche macetata. Più uno fatica, ma come fa ad avere fatica? Ok, recuperiamo. Sto facendo slalom col cane. E cane che crepi? Oh, finalmente. Che strano, abbiamo ancora più di metà vita. Certo che a sto momento qui sono abbastanza difficili da battere. E poi non danno. Aspettate, dove sono finito? Ah, siamo venuti su. Un po' che qua c'era la carne di cane. Che vorrei prendere? Controlliamo in giro. Infatti. Radaway. Questo non è niente. Allora, senti. Io vorrei salvare. Dormire. Va bene, anche per un'ora va bene. Ok, così mi salva automaticamente. Io non ricomincio da capo, Quindi ogni volta che trovate un materasso, dormite. Ma neanche, anche se un sacco a pelo, anche per terra, dormite. Così vi salva. Vabbè, la carne di cane dico, lasciamola stare che. Tanto non è che fa tutta la stessa differenza. Oh, finalmente siamo arrivati alla. Come si chiama? All'accampamento. Oh, e punti la pistola alla gente così. Scusa. Abbiamo già abbastanza guai da queste parti. Se ti dicessi che sto con i Minutemen, mi spareresti lo stesso. Sei Sì, dei sparami. Minutemen? Non credo. Abbiamo inviato una richiesta d'aiuto Esistono per un all'ambasciata motivo? americana a Aiutare? Washington, Credo. ma non credevo che sarebbe servito. La maggior parte della gente non ha molta fiducia nei Minutemen, in questi tempi dopo Quincy. Quincy non me lo spiego. Stiamo ricostruendo i Minutemen da zero. Mi fa piacere sapere Ok. questo. Le cose sono strane. C'è una banda di predoni che ci sta creando Ok, problemi. banda di predoni. Vengono e sappiamo da dove vengono. Ok. Penso io. Grazie.
Si chiama l'impianto Corvega, cazzo, una roba. Terribile come cosa. Perché c'è un casino, c'è un casino di oggetti, neanche in modalità molto facile riesco a portarli tutti a casa. Mi serve un compagno. Riuscite. Spero che tu non sia uno di quei E mi serve il cani cane che soprattutto. tutti spiano. Se no, tocca buttare via tutto. Ci sono dei nemici anche qua, mi sembra. Sì, vabbè. Scarafaggi radioattivi. Ma sempre nemici. Non riuscivo a prenderlo. Qui neanche. C'è niente. Vabbè, non serve che salvo. Le ultime parole famose. Subito dopo muoio. E ricomincio qua lì da capo. Allora non mi metto qua a cucinare e dico torniamo subito al campo. No, no, l'impianto Corvega te lo scordi. Io non lo faccio adesso. Lo farò più avanti. Intanto, che cavolo faccio? Non lo ma fucile doppia canna, ok. Un moschetto laser. Teniamoci pronti con questo. Che per quanto schifo possa fare, fa il suo. Allora, io dico, andiamoci per strada intanto. Così intanto scopriamo i luoghi e non serve che. Ah, è vero, non abbiamo il viaggio rapido. Cavolo, ero tutto convinto, ma sì, viaggio rapido, così. Viaggio rapido un cazzo. E cominciano i ghoul. E sono anche solo. Ok, non è l'arma adatta contro dei ghoul questa. Quelle. Oh, fermo qua. Ma sbaglio di uccidere. Ti prende subito, ammazza sul colpo. Tappo, munizioni. Stare sempre allerta con lo spada. Sempre. Stazione di Bedford. Ah, quella stronza. Cioè, non so quella stronza. Vieni qui. No, non osare colpire. No, mi ha colpito. No, no, non mi ha colpito. Dov'è? Ma dov'era? Dobbiamo ricominciare da capo. E proviamo, dai. Ok, stavolta silenziosi, silenziosi. Li ho già persi. Questo eccolo là. Fermo. Fermo. Porca troia. Ecco perché non facciamo il cecchino. Ecco l'altro. Vabbè, tanto non sono pericolosi da qua. Fatto. Allora, cerchiamo di non farci ammazzare come un'altra volta, ok? Perché se non sbaglio qua c'è qualcosa di importante. Se qui io sono a livello 5, che ci faccio qui io? No! Ti sarebbe piaciuto. Non si scherza con un fucile a doppia canna. Neanche se sei un cool. Termina la zona. Porta blocco. Ok, non c'è nessuno. Vediamo cos'è. Regolamenti relativi al carico. Cos'è? Sì, ok, niente di importante. Che cavolo! Non serviva sprecare lo spavo, che ti dà anche più fatica per me. Per me. Ce ne sono altri? Non spa. Ce ne sono, se eccolo qua infatti. Fermo, fermo! Porca troia, non riesco a prenderti. E lo manca. Li ho mancati! Faccio schifo, Mira! E dai, però, non. Io vi odio.
Aspetta. 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 Aspetta, che mi ha già colpito! L'altro, l'altro là! Fatto, fatto, via, 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 via! Ce ne sono altri, lo so, infatti! Guarda quanti cazzo sono! Dai! Oh oh! Ok, la cosa si mette male. Si mette male, tanto male. E non neanche. Questo ti prego, fallo fuori che se no sono un fregato. Ok, è morto. Basta? Finiti? Finiti? Come ancora in pericolo? Hai bisogno di dormire? Che cazzo, sono circondato da ghoul, cosa dormo qua? Allora, ce n'è uno che do. C'è quello là che dorme. Pericolo. Ok, non c'è più in pericolo. Non siamo più in pericolo. Basta che stiamo qui. Ok? Però. La vita ai minimi storici. Bocconcini era tutt'alpa. Ok, recupera la vita piano. Però la recupera. E mi va bene. Però sto fucile mi ha salvato il culo, eh. Contro sti ghoul qua. Tenete sempre un fucile a pompa di scorta. Vi salva la vita. Soprattutto a distanza ravvicinata. Allora, a me sembra che siano finiti. A Dutchman. Fucile artigianale. Vuoto. Vuoto, vuoto, ok. Qui non c'è nulla. Cosa c'è? Ah, portellone. Ok, mi sembra pulito. Mi siamo arrivati da là. Andato. Non del tutto. Livello 6. Comunque dicono che più lo fai difficile il gioco, più possibilità hai di trovare qualcosa di. Trovare nemici leggendari. E vi assicuro che non sono facili. Ok, tipo meno di quando scendono a metà vita la recuperano. Ma solo una volta, per fortuna, se no. Sarei già scappato. Allora, no, devo essere a livello 10, 7. Allora, qualcosa di utile. Medico? No. Consapevolezza? No. E facciamo questo? Visto che mi troverò sempre senza compagno? No, sempre, veramente. Il cane è durato 5 minuti. Cioè, io non porto sfiga, ma. È quel che è successo. Esploriamo tutta la stazione. Stiamo andando sempre più a sud. E a sud andateci solo se siete armati come cose. Perché c'è. C'è un bordello là in fondo. Gin? Scusa. Ehi, ciao. Secondo me tu hai bisogno di Chi me. è sto tipo? Il migliore amico. Combra cane! Non mi serve un cane. Oh, va bene. Tanto non. Ah, sto tizio qua va in giro a vendere cani. Oh, il cavolo che compra i cani, ce n'è già uno. Vabbè, non mi interessa. Ah, quando tornerete a livello 25, tornate in questo punto che
vi darà un'arma, vi darà un'arma sparachiodi che sì, è forte abbastanza. Ora, quanto manca? Eccolo lì l'impianto Corvega. Oh, me lo sogno la notte da quanto è bastardo. Andateci solo se siete pazzi o se siete armati. Io in questo caso sono pazzo. Tanto io qua, sì, qua ci sono Wolf Reali, Verdoni e altre persone non molto buone. Anche se dobbiamo dormire. Cane selvatico. Tendiamo. Ormai uso quasi sempre lo spav e non è buono. Come ho fatto a mancarlo prima? Non sono ottimo nella mira. Quelle sulle case di Lexington. Ma io starei pensando, prima torniamo a casa. E dopo. Anzi no, andiamo avanti e basta. E mi manca anche il cane, cavolo. E un Fatman. Quindi. Vabbè. Intanto io qua lo trovo in pratica. Metto il simbolo che ho scoperto il luogo e dopo torno. Perché che cavolo, anche il nucleo di fusione. Non ci puoi mai andare in giro tranquilli con questi, con queste cose qua. Comincia anche a piovere. Lexington. Bene. E subito a Lexington c'è anche l'impianto Corvega. Oh, mi sembra davvero strano che non trovo nemici. Sembra che non sia un'imboscata davanti. O io mi sto sempre allerta con lo spav. Fatelo anche voi perché è terrificante. E qua? Predone? Vedete? Predone? Andiamoci silenziosi. Ok, scopri il luogo che devo scappare. Quello che non sono così stupidi. Là c'è una torretta. Beh, visto? Torretta. Non sono inesperti sti qua. E se la distruggo mi arriva addosso il mondo. Ma mi scopri il luogo per favore? Così prendo anche un po' di esperienza. Oh, ho fatto, ora possiamo andarcene. Vabbè, inutile, ci teletrasportiamo a. Oh cazzo. Credo sia quella che penso. La capanna dei Ranger. È piena di gufferari. Quindi l'unica roba che possiamo fare. Non ho granate. Sì, ho granate invece. Ho granate, cavolo. Dimmi di sì. Granata a fermentazione, yeah. Tieni premuto, guarda. Assegna preferito. La capanna di Gorski, no, scusate, ho sbagliato. Li ho uccisi! Oh mio Dio, è un miracolo, il sole! Che okay, non c'entra un cazzo qua il sole, ma vabbè. Perché infatti intanto è notte. Cavolo, quanto è veloce! Ho fatto da 0 a 100 in un petto secondo. Guardateli, guarda che. Ma Bolton gli fa una pipa, sti qua. Ok, li abbiamo uccisi tutti. Ok, devo riconsiderare le granate. Ah già, ma abbiamo anche noi la luce. O no?
Ah, già non abbiamo il casco. Che troll. Stavo pensando, dai, ma perché non va? Ah, giusto, non abbiamo il casco. Bottiglia di whisky, aspetta, pensi che sia così stupido? Vabbè, potremmo anche andarci con la capanna di Gorski, perché tanto... Jet. E che cavolo, è così quasi. Questa la lascio qua. Torno subito. Oh, adesso è meglio. Gulferale. Mucchio di gulferale. Ok, mi sa che li abbiamo visti tutti in pratica. Allora, qua è vuoto. Vuoto, vuoto. Ok, tutto vuoto, tutto. Ok, possiamo andare giù. Dispensa interrata. Ah, bene. Proprio una dispensa scavata nel terreno. Ingegnoso. O pazzo. Qua, istinto. No, no. Indovina un po'. La leggenda del troppo peso è tornata a tormentare. Ah, giusto, possiamo alleggerire un po' le cose. E credo che si vada meglio ora. Infatti. Lattina di alluminio. Trasporti. Oh mio Dio, una lattina in più e sto morendo dal peso. Qualcuno mi cerca il senso di questa cosa? Vabbè, tanto alla lunga sì che ti fa danni, ma vabbè, se stiamo qua 10 minuti ti farà un punto vita, ti toglierà. Ok, se non sbaglio, qua c'è Gorski. Qua più avanti. Ma c'è di peggio. Le radiazioni. Non si scherza con quelle. Vito? Ah, ti fa un po'. Vedete? Eccolo qua, ciao Gorski. Wow, non venirmi qua. È più resistente. Porca troia, mi ha ucciso subito! Siamo tornati e li ho già un po' scossi. Perché ho lanciato una granata, ma l'ho lanciata male. Lanciamola di nuovo. E quelli erano loro. Uno sta correndo in giro come un ossesso. Pericolo. Aia. Oh. Cazzo, questa faccenda non mi piace. Quanti sono? Quanti dannazione sono? Sono in tre. Non venirmi qua alla volta. Hai zero possibilità di colpire davanti a me. Io uso lo spave perché sennò ci metto troppo tempo. Ok, morti tutti. Per adesso. Invece qua devo andare quel bastardo e basta. Ok, stavolta cerchiamo di andare seriamente però, eh. Sì, è ancora troppo peso. Posso portare la lattina in più, che già ho troppo peso. La lattina, sì, la lattina, la modalità più odiata. Ok, cerchiamo di non fallire stavolta. Cavolo, è già qui! Mi aspettavi, figlio della merda! Critico! Stronzo! Come facevo ad aspettarmi? E non dovevamo bere assolutamente. Ma che cavolo! Mi ha fatto prendere un cazzo di colpo! Ok, attenti qua che ci sono parecchie radiazioni. Quindi dobbiamo andarcene subito. Dopo aver preso tutto, ovviamente. Tipo, non stare attaccando ai barili come stavo facendo io. Ma voi cercate di... Ah, già dato tante radiazioni, la troverete più avanti. E qua, mina a tappi C'è però. gente. Guida di sopravvivenza. Qua c'è il suo terminale. Oh, andate... Andate a caso.
Vabbè, faremo più tardi. Oh, finalmente. Vabbè, lo siete voi, io l'ho già letto. In pratica, aspettate, avevo droppato qualche cosa per non appesantirmi troppo. E infatti, ho dimenticato qualcosa? Mi sembra di no. Ok, possiamo andarcene molto lentamente. Vabbè, andiamo. Nel frattempo abbiamo scoperto anche la fattoria. Come si chiama? Posso avere uno spunto? Fattoria Abernathy. Sì, non l'ho pronunciato bene. Clandestino, scusate. Connie, Lucy. E dov'è il vecchio? Eccolo qua. Non un altro passo. Siamo una fattoria. Non un altro passo. Fatto. E anch'io sono solo di passo. Se lo dici tu, ma tu credi Anch'io sono che armato, più l'avventura di non è voi? Ho facile? un'armatura atomica, voi no? Dovete fare attenzione. Non posso negare. Ok. Blake? Sì, ok, Sì. No. Comunque, lieto. E tu? Sicuramente prima o poi ci proverò. Beh, buona fortuna. Forse un Sì, va po' bene, troppo. ok. Perché? Si deve fare quel che serve. Non è così semplice. Se li scaccio, Sì, va torneranno bene. con il. L'ultima volta che quei preduni. Ora è sepolta dietro la casa. Per questo ci serve Una qualcuno. storia veloce. Da quello che ho visto. Sì, beh, non ho molto da riaverlo. Va bene, ok. Non preoccuparti. Bene. Va bene. Allora, non possiamo fregargli niente, peccato. Infatti la usa Follivia, guarda caso, proprio quella. Porca puttana. Questi sono dei motivi per cui l'ho scoperta. Tanto sto aggiungendo. Vi rubo tutto, stronzetti. Così imparate a minacciarmi. Tanto ricrescerà. Cioè, coltivano la terra apposta per farmi. Per fare in modo che io gliela freghi. La mucca non gliela ammazzo, sennò poi ammazzano me. Ok. Di nuovo qui. Questa la abbandoniamo. Dov'è il nucleo? Trasferisci. Togliamo il nucleo. E trasferisci. Mettiamo un nucleo. Così, no, non la uso ora. La tengo lì per un po'. Allora, traccia del predone? No. Basta così. Trasferisci tutti. Oh, sono libero! Sono libero! Tu hai legami con questo Le armi, nucleo. vabbè, il Fatman dobbiamo Tutto buttare. della tua vita. Cioè, metterlo via. Non è che le bombine gnocche. Cosa me ne faccio di un Fatman? Forcina, guida sopravvivenza, istruzioni. Istruzioni. Devo leggermele dopo. Cardo. Carne cram. Carne di bramino. Carne di cane. Che però. Sembra un'esenerba. Carne di cervo. Maiurk. Erototalba. Quanto pesa? Cazzo se pesa però, eh. Dico, aspetta, 6. Via, 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 via. Mosca mutante al fuoco. Questa la terrei. Questa la terrei per. Ah, ma non conta come dissetante. Radix. Rada vuoi sempre tenerne uno. E sì, ci ho sbagliato. Carafaggio radioattivo grigliato. Tenerlo, perché mi dimentico il pulsante? Come si fa? Dai! Oh, allora. Stavo dicendo. Spedino di scoiattolo. Via. Questi li tengo. Questi depositiamoli. Che sono tanti. Tortina depositiamo. Allora, carisma 1. Completo ispettore, no. Ma col bacco è da comunisti, dai. Cappello della Guardia Costiera. Ma sì, dai. Togliamo la coppola. Che sembra un vecchio che gioca a scopa. Mina frammentazione, mina. Ok. Ancora. Mettiamoci il cappello. Marinaio. Però.
Spero che la mia energia. Ah, sì. Stava parlando con me? Certo. No, sei una tossica. Ti servevi. Dai, dovevo essere cattivo. Ascoltami bene. Dobbiamo ringraziare le. Convincila, convincila. Non vale la pena morire per le visioni, mamma Marco. Ok, aspetta. Riusciamo? Ci riusciamo? Ci riusciamo? Cazzo! Non tua. Scusa. Ehi! Tu hai legami con questo luogo. Oh. E io continuo, continuo, finché non muoio. No, sei una. Continuo, continuo. Convinci, convinci, convinci. Minaccia. Minacciamo. Ma... Ti ho detto di no. Devi smetterla con quella roba. Subito. O te la vedrai con me. Calmati. Ce l'ho fatta. Sono riuscito a convincerla. Dopo tanto tempo. Oh, finalmente. Sapete perché? E che ho dovuto cambiare abiti, cazzo. Sembra davvero un vecchio che gioca. Guardatelo con tutto l'abito così. E marca la sottomarca dell'Adidas con lo stesso simbolo. Va bene, ragazzi. È stato. No, aspetta, no, non mi piace sto abito. Facciamo i buoni vecchi. Come si chiamano? Barperdone. Cappello da guardia costiera. Torace in cuoio, tutto il volt. Oh, guardatelo. Dopo col cappello di Gigi Dag. Copia e incolla, veramente. No, è solo dall'altra parte. Dov'è il sole? Ci vediamo al prossimo episodio. E sostenetemi per la sopravvivenza, che è davvero stronza. E buon rivederci a tutti.